La cantina Petra a Suvereto, in provincia di Livorno, ha ospitato il primo incontro del percorso di informazione e partecipazione relativo alla ridefinizione del sistema delle aree protette di Montioni, che coinvolge i comuni di Follonica, Suvereto, Piombino, Massa Marittima e Campiglia Marittima. Alla base di ogni forma di tutela ambientale è il principio dello sviluppo sostenibile, che come sempre ricordiamo è sostenibilità ambientale, economica e sociale, non è soltanto ambientale. Quindi non si può parlare di sostenibilità e di tutela ambientale senza il coinvolgimento della collettività, perché la collettività, la partecipazione, l'informazione e la partecipazione della collettività in ogni forma di tutela ambientale e di coinvolgimento, diciamo, a livello ambientale è imprescindibile, rappresenta proprio l'ambito, lo strumento e il metodo della stessa tutela ambientale. La disciplina in materia di aree protette e tutela della biodiversità è stata rivista e innovata con la legge regionale 30 del 2015, che ha ridefinito il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Nel processo di razionalizzazione e semplificazione definito da questa legge non trovano più riconoscimenti i parchi provinciali, le aree naturali protette di interesse locale e i siti di interesse regionale. Montioni, con il suo parco interprovinciale, l'area naturale e il sito di interesse delle bandite di Follonica, rientrava in questa pianificazione e ora necessita di essere riclassificato e riorganizzato. Siamo nell'ambito di un percorso amministrativo per la trasformazione dell'attuale parco in un istituto previsto dalla legge, perché la legge regionale 30, cioè la legge sulle aree protette, non prevede più i parchi interprovinciali e provinciali tra gli istituti di protezione e invece prevede i parchi nazionali o regionali e prevede le riserve nazionali o regionali e poi i siti Natura 2000. Quindi dobbiamo procedere a trasformare quello che è l'attuale parco provinciale in un istituto. I 5 comuni coinvolti in un continuo dialogo con la regione toscana hanno proposto una riclassificazione congiunta mirata a garantire la tutela naturalistica e la valorizzazione delle risorse ambientali dei rispettivi territori, nell'ambito di una visione unitaria, coerente e sistemica, sottolineando la volontà di mantenere un regime di tutela ambientale su quest'area. A novembre 2018 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la regione toscana, i 5 comuni e le province di Livorno e Grosseto con una proposta di trasformazione delle aree. Ci tengo a sottolineare che questo processo amministrativo, la partecipazione non è obbligatoria, ma la Regione ha comunque deciso, la Giunta regionale ha comunque deciso di attivare il processo partecipativo perché diciamo, le scelte siano quanto più possibili condivise e appunto partecipate all'interno sul territorio. Il primo incontro è un incontro, diciamo, illustrativo del percorso e dopodiché seguirà una parte più tecnica fatta, diciamo, in collaborazione anche con i comuni per una definizione della proposta e quindi poi ci sarà un secondo incontro, secondo, diciamo, come la Garante poi organizzerà la partecipazione, un secondo incontro dove discuteremo delle proposte che sono arrivate e poi della proposta tecnica che verrà fatta. Ora, con questo primo incontro, è stato illustrato il percorso ed è iniziata l'attività di informazione e di partecipazione per la cittadinanza e i portatori di interesse, a cui si aggiunge il form online sul sito del Garante della partecipazione della Regione Toscana e la mail garante@regione.toscana.it, dove poter inviare i contributi che saranno utilizzati per la formazione dell'atto di governo del territorio relativo a Montioni. Non è soltanto un inquadramento normativo, è un inquadramento anche di tutele dei vari territori. E questo non si può fare senza il coinvolgimento dei territori, delle collettività e delle amministrazioni anche. Oggi è stato importantissimo la presenza dei comuni, dei tecnici dei comuni e poi di tutte le associazioni presenti sul territorio, perché hanno dato dei contributi fondamentali davvero. Quindi sono molto contenta e arriveranno anche contributi scritti.